A tutti amici di Nexus Lab, oggi vi presentiamo la nostra video recensione, oltre alla recensione scritta, dell'ultimo titolo di Rovio, in attesa di poter giocare anche il nuovo Angry Birds con la licenza di Star Wars. Questo è Bad Piggies, ovvero uno spin-off della serie principale in cui i protagonisti sono i maialini. Sinceramente un spin-off che ci ha stupito, perché forse addirittura più bello della serie principale. Abbiamo un'altra dinamica, una dinamica più manageriale, più criptica, meno spara a casaccio. Naturalmente anche qua è un gioco prova e riprova, ovvero noi possiamo provare mille combinazioni diverse finché troviamo quella giusta. Non è che si va a morire, ma finché si riesce, finché non si riesce, si prova in continuazione. Ho preso già un livello che non fa al caso nostro, proviamo con un livello un po' più avanzato. Ok? Noi, qual è lo scopo di questo gioco? Ok, un livello molto carino, quindi ottimo. Lo scopo di questo gioco è comporre il nostro veicolo, definiamolo così, la nostra struttura semimovente, oppure far esplodere il nostro maialino come maggior parte delle volte, per andare a raccogliere diversi oggetti nella cartina. L'oggetto principale è appunto questa mappa o altri oggetti tipo cappellini eccetera. In più, per raggiungere le tre stelle non si avrà un punteggio, ma si avranno degli obiettivi. In questo caso dobbiamo portare il maialino a destinazione, non usare la rotella e non far crashare, diciamo, non rompere il nostro veicolo. Altra caratteristica, abbiamo anche dei livelli in cui l'obiettivo è arrivare in un certo tempo, oppure noi possiamo raccogliere varie casse di stelle poste sul scenario in diverse missioni. Per esempio, in una missione raccogliamo una cassa, nell'altra missione ne raccogliamo un'altra e lui ce ne tiene conto. Ok, andiamo a comporre il nostro veicolo. Adesso io questo l'avevo già fatto, quindi so già che senza utilizzare questa rotella io otterrò un bonus, una stella in più. Se no, questa rotella più resistente mi permetteva di arrivare prima alla soluzione del puzzle game, definiamolo in questo modo. Però io, sapendo già come fare, dovrebbe tutto funzionare. Come potete vedere, non mi si rompe niente. Adesso sembra facile, ma io ho provato già diverse volte. Ok, una, due, tre stelle. Andiamo al livello successivo. Naturalmente i livelli si fanno veramente più intricati, più si va in là, veramente lì si va a tentativi, perché alcune combinazioni non ci si può arrivare solo pensando o avvalendosi della fisica del gioco, ma bisogna appunto fare affidamento a diversi tentativi. Come potete vedere, abbiamo anche il meccanico praticamente ci aiuta a costruirci il veicolo. Si possono guadagnare questi bonus meccanici gratuiti tramite alcune missioni da condividere obbligatoriamente su Facebook, oppure bisogna pagare. Naturalmente non dover pagare per farsi finire il gioco, secondo me, non ha senso, dubito che qualcuno lo faccia. Noi adesso abbiamo composto già in precedenza questo veicolo, questi sono dei tipo razzi che possiamo posizionare e indirizzare nel nostro come vogliamo. Facciamo partire il razzo di sotto e facciamo partire anche l'altro per aumentare il tempo, la velocità. Come potete vedere, noi dovevamo fare raccogliere la cassa e finirlo in 5 secondi. Non abbiamo fatto nessuno dei due, male. Ci riproviamo. Allora, la cassa dov'è? La cassa è dietro.
Noi dobbiamo prendere la cassa e cercare di arrivare anche a destinazione, cosa non facile. Come fare questo? Andiamo ad analizzare il nostro veicolo. Abbiamo delle caselle precise da utilizzare, non possiamo utilizzarne quante vogliamo e queste cambiano a seconda del livello. Quindi a noi serve una cosa che ci faccia andare indietro e poi qualcos'altro che ci faccia andare avanti. Possiamo utilizzare la pendenza, ma dubito che questa ci basti. Proviamo comunque a usare solo la pendenza. Indirizziamo dall'altra parte. Ok. E adesso vediamo se la pendenza ci consente di arrivare a destinazione. Forse ce la facciamo. Sì, ce la dovremmo fare. Ok. Come potete vedere, adesso lui ci conteggerà un'altra stella. Che dire, Rovio con questo spin-off ha aperto forse una nuova strada o una nuova serie parallela. Più ragionata, meno casuale, con tanti livelli, senza la presenza di quei invasivi. Intanto potete vedere altre caratteristiche. Invasivi. Banner pubblicitari anche sotto connessione, c'è la possibilità di acquistare dei ticket per andare avanti nel gioco. Noi sinceramente ci siamo divertiti con questo giochino. Giochino mordi e fuggi che è un try to win, ma meno di quanto è Angry Birds, che dopo un po' lanciando uccellini sinceramente ci annoia dopo 4 capitoli, adesso arriva il quinto. Spero vi sia piaciuta la nostra video recensione, vi raccomando di leggere anche quella scritta sul sito. Un saluto da Alessandro per Nexus.